C'è qualcuno che ci manda qualche foto? No. No, niente, non ce le mandano più le foto. Peccato. Uomo tigre, ritornerò fra breve per distruggerti definitivamente. Ritorneremo. Eccola. Tu. Quindi loro come sicurezza hanno messo degli orsi a girare, però. Ci sta. È assolutamente il personaggio più bello mai concepito Penso di sì. sulla faccia della Terra. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su 14 Project, sempre qui dalla sede, Sì, da succursale. dalla succursale del nostro studio. Siamo ritornati ogni tanto noi e dobbiamo ritornarci, mi E dispiace. abbiamo aspettato anche troppo, Abbiamo perché aspettato troppo non ne ogni potevamo tanto. più. Avevamo bisogno proprio fisico, fisiologico, di vedere una puntata dell'Uomo Tigre, quindi ve la puppate Sì, e mi dispiace, sì. ce n'è da fare. Tra l'altro è la puntata 14 e si chiama, nel titolo c'è Mister X, quindi No, più bella di è tutto così. È perfetto. tutto Sarà perfetto. atroce, è Allora, chiaro che sarà atroce. vorrei dire che mi ricordo cosa è successo nell'ultima puntata, Io non ne ho idea. ma... No, l'ultima sì, è quella che spengeva la luce, Mr. È X. quella? Secondo me è quella l'ultima. Quella della panca, quindi? No, No. no, la panca è quello, lo Ah, sì, è reggo. vero. No. Ah, quelli che c'erano, quelli vestiti di Quello nero. vestito di nero che è arrivato Ok, da c'erano i dietro. tafazzi Esatto, che... esatto. Bene, e vabbè, ragazzi, andiamo a vedere che succede in questa puntata. Siamo molto eufolici. Ora, è qualche mese che non esce l'Uomo Eh Tigre, sì, è quindi bel tempo. Ce la posso fare? non ce la Oh, posso non ce la fare. posso fare. C'è qualcuno che ci manda qualche foto? No. No, niente, non ce le mandano più le foto. Peccato. Ora c'è Donne Magazine, siamo passati a qualcos'altro noi. Oddio, non faremo mai più di Uomini in Red. Questo era pitone nero. Sì, io pitone. Attenzione, pitone! Ora prendo. Prenderò la mia arma. Bell'inizio. Proprio l'Uomo Tigre. Sta spezzando la schiena a un tizio random. Quanto è grosso l'Uomo Tigre? Dipende dall'inquadratura. Dipende se c'ha la camicia è più piccino. Il fortissimo lottatore del deserto ne va. Del Abbasso un deserto. coscio perché mi sta tipo distruggendo. Sì, è Non so, non so che. assassinante. No. La sua vittoria. E Ma è soprattutto ora che a bello. suo fianco c'è il grande Mr. Quanto è Bug. grosso? Basta. Sei volte l'Uomo Tigre. Vabbè, 2 metri e mezzo. È The Great Khali. Io credo che riuscirà a vincere il torneo della Lega Mondiale, non è vero? Certo, nessuno. Torneo della Lega Mondiale. Intanto il Ma trofeo sembra quello dell'NBA. probabilmente è quello, l'hanno rubato. Ah, Eccolo! goditi questi ultimi momenti di gloria, non credo che dureranno molto a lungo. Vabbè, se lo dici No, te, questo c'è un Mr. po' X. sbarazzino. Stanotte hai superato te stesso, bravo. Bravo. Mi ha fatto un complimento, incredibile. Non gli ha detto che ha rubato. Tieni, è arrivata C'è una proprio oggi. lettera scritta su un mattone. Tieni. Domani mattina dovrai allenarti duramente. Vai subito a riposare. Buonanotte. Se ne va. Sì, mamma. Potrebbe essere Diamond. Sarebbe essere Diamond. Vabbè. Perché devi andare contro questi malvagi violatori di regole sul ring? Non ricordi quanto sia pericolosa la tana delle tigri? Non ricordi le ferree norme che vigono nella nostra organizzazione? Ma a me non mi sembra così pericoloso tana delle tigri. Vicino a me ci sono dei piccoli amici che mi fanno capire tante cose. Naoto. Dietro le tende si nasconde ora. E sai che non si Arriva nella fermano di doccia. fronte a niente, però. Tra! La prego, non si alzi. Stia calmo. Vai via. Non voglio farmi intimidire. Non preoccuparti per me. Ma sta avendo una conversazione con la lettera lui? Sì. Forse, Naoto, ma non abbastanza. Proprio nella lettera c'è scritto forse, Naoto. Rico non farà una bella fine, mi sa. Mr. X ricatta l'Uomo Tigre dicendogli se vinci,
Ammazziamo Rico. Ma che cos'è? Ma cosa stai facendo? Guarda, mamma senza mani, lui. Questo allenamento è per quello scopo. Ora attento. Un diretto da David Lynch. La lettera è sparita. Chi può essere stato? Chi sarà stato? Vedrai. Ma tipo chiudila quella cosa. L'avesse presa quel demonio di Mr. X. Uomo tigre, ritornerò fra breve per distruggerti definitivamente. Ritorneremo. Stavolta non potrai sfuggire alla vendetta di Tana delle Tigri. Giuro che ti sconfiggerò. La vendetta di Tana delle Tigri. Quindi Mr. X se n'è andato al momento. Ah, al momento sì. È tornato a Tana delle Tigri. Probabile. Lei conosce un lottatore giapponese di nome Daimon? Certamente, lo vedo molto spesso. E come sta? Si addestra ogni giorno di più. Ah, bene. Ah, bene. Ah, bene. Eccola. È la prima volta che vediamo Tana delle Tigri. Assolutamente invisibile al resto del mondo, c'è una tigre enorme. Di Dracula. Esatto. Impossibile vedere dov'è, no. Soprattutto dagli aerei non si vede. Non si vede, no. Adesso è a caso perché gli aprono il ponte levatoio. Fantastico. Tra l'altro le porte di buono di diamante... Ai ai ai. Sa che Mr. X dovrà pagare per i suoi continui fallimenti. giustamente anche, porca puttana. È uno dei cattivi peggiori di sempre. Questo è oggettivo. C'è della tensione. Vabbè, la Lega del Male. Mr. X, la condanniamo a morte per la sua condotta. Bello. E le maschere quelle che trovi al Mauri. Aspettate. Portatelo via. Portatelo fuori. Un momento, io sono pronto a pagare per il mio errore. Ascoltatemi. So come eliminare l'uomo tigre. E perché non l'hai fatto? È troppo tardi. Oh. Hai avuto molte possibilità. È vero. Sei una sbercia. Portatelo via. State commettendo uno sbaglio. Sono in grado di portare a compimento la missione grazie a questa lettera. Mi sembra proprio. Non avranno pagato 10 euro in 3 quel costume. No. Vabbè. Quindi nonostante i suoi continui fallimenti, sempre peggiori, viene risparmiato un'altra volta. C'è il zio Greggio lì per terra. E qual è il motivo della sua visita? Guarda. Tu non sa niente per ora, Daimon. Ma non è vero. Palese bugia. Lo farai, Daimon, altrimenti questa lettera finirà nelle mani del Comitato di Giustizia. È bello che tra delle tigri sia... Cioè, ci sia un Comitato di Giustizia che organizza tutto. Una società a parte, sì. Solo calci in testa. È una auto in difficoltà. Mi fai male, Daimon. Mi fai male. Vabbè. Decapitato e via. 2, 3, 4, 5. Più veloce. Zero. Bene, come vuoi, ma sarò certamente sconfitto da Naoto Date. Ricorda che se sarai sconfitto sarai un uomo morto. Questa è sempre stata la legge di Tana delle Tigri. Bello, allenano un lottatore. Se perde uno scontro, fuori, morto. Ammazzato proprio.
Allarme! Allarme! Ma questo è indietro nel tempo. Eh sì. Ok. No, oddio. No, sta fuggendo. No, secondo me stava fuggendo prima, perché mi è parso di vedere Naoto. Quello lì non è Naoto. No, non credo. Secondo me sta fuggendo perché non vuol combattere. Avrebbe senso. Dicendo Naoto quello? Secondo me è Naoto. E lui non c'ha ancora la cicatrice. Ah, è vero, hai ragione. Eh sì, hai ragione te, sì, sì, sì. Non farlo, Daimon! Nel filo spinato c'è la corrente a 50.000 volts! Un milione di volt! Care, vai! Tenterò! C'è un orso. Quindi c'è l'uomo tigre contro un orso adesso. Quanto è grosso? Godzilla. C'è anche cena stasera. È cotto. 50.000 volte, bestia. Polverizzato. Praticamente. Quindi loro come sicurezza hanno messo degli orsi a girare, però. Ci sta. Quando sapranno della lettera che mi ha inviato, sono certo che lo ricatteranno e gli imporranno di venire a combattere con me. Noi ho già capito tutto. Verrai di sicuro. Cosa faremo? Cosa faremo quando uno di fronte all'altro sul ring dovremo lottare per la vita, eh? Cercate Mr. X tra il pubblico e lo legnate di botte. Molto semplice. Se tutti facessimo come Naoto e si considerasse suo fratello. Ci sarebbe... Ma che cazzo devono fare? ma che allenamento è? Piazzano le trappole per Indiana Jones. Ci hanno da girare il piede. Ma perché? Può benissimo spostarsi di lato e far andare giù la palla, però. Tanto sono belli gli allenamenti. Fatelo giurare. Che bell'astronauta. Cosa che ti capita spesso sul ring di girare a questa maniera. Ah, è per vedere dove vai a combattere? No. È proprio a caso. Ok. Non l'ho capito. Non c'è un senso vero e proprio. Era solo per dare un po' di movimento alla scena. È diventato Super Mario. Stanno facendo il tè, non bastano le palle. Io non capisco questo allenamento, che anche questo sul ring serve tantissimo. A parte questo allenamento, quello delle scure ci voleva dell'arte per farsi andavano a 3 all'ora. E tira le calamari. Le frecce infuocate li tiro. Sotto l'asci. Ma te. E Takeshi's Castle. Takeshi's Castle con gli omicidi, praticamente. Squid Game versione Takeshi's Castle. Questo è il prossimo allenamento. Talvolta sta scappando, però. Ma forse sì. Tanto che mira c'hanno, capono sempre un centimetro dietro. Devono essere gli Stormtrooper. Sì. Che cazzo l'ha trovato un paracadute? Lascia stare. Aia. Vai, se c'è Mr. X non c'è problemi. Ci pensa lui a far danni. Questo pazzo ha scelto di farsi uccidere piuttosto che combattere contro l'uomo tigre. Ma... No, vabbè, dai. Ora fa fuori un branco dei tigri. E Obelix. Tra l'altro è molto bello il vestito. Davvero? Per niente... Blu a po' neri. Veramente bello. Mister X.
Non la racconto. Ti rischio di sbattere anche te perché. Uomo tigre, anche se Daimon è scomparso, la vendetta di Tana delle Tigri non si fermerà. Tutti i più famosi lottatori saranno contro di te. E finché non sarai sconfitto, la tua vita non avrà pace. Sì, ma scusa, aveva detto a quelli lì che c'aveva la lettera e dice: so io come ammazzare l'uomo tigre. Ora che quello è scappato, fate se ne va. Sentite l'applauso? Avete mai udito qualcosa Bravo! Di simile? Evviva l'uomo! È un applauso. Bravo! Sembra averlo sentito qualche volta. No, no, mai. Uno, due, tre! Ah! L'uomo tigre adesso è imbattibile. Che combatte lealmente come vuole Mr. Baba. Beh, insomma. Beh, insomma, un altro grandissimo piano di Mr. X che va, direi, a gonfie vele, cioè proprio tutto perfetto. Stavolta è morto Mr. X, è finita. Già lo volevamo far fuori, poi ha detto, c'ho la lettera, no, so come ci penso fare. Io. Va bene. Vabbè, ultima possibilità. Quello è scappato, ora Mr. X basta. Lo fanno fuori, perché, basta. Cioè, sennò veramente... Ora, va bene se Pippe, ma Mr. X è uno che deve fare Pippe. Buono, ma... Cioè, è proprio inadeguato al compito, lui non... Sì, sì. È bello, sei... Io sono in grado di farlo. No, non no, è vero. Non è... è una palese bugia, non ce la fai. Basta, allora, ci abbiamo provato, ci sono dato basta. Mille possibilità. Cioè, veramente. Basta. Ora. Peggior cattivo di sempre, secondo me. Sì, perché allora, quello delle tartarughe ninja è troppo stupido, è troppo stupido. Per partecipare, non è neanche un cattivo. No, è troppo stupido. È troppo stupido per essere un cattivo. Lui è proprio il peggior cattivo di sempre, Mr. X. Bene ragazzi, questa era la 14ª meravigliosa puntata dell'Uomo Tigre. Una delle più belle, secondo me. È molto bella, questa è stata molto bella. Guardatela, fateci sapere cosa ne pensate, perché se non state ancora guardando la serie L'Uomo Tigre vi state perdendo Male. Della roba, sì, ragazzi. Sì. Bisogna che cominciate a guardarla. Secondo me è il momento di fare un bel recupero dell'Uomo Tigre. Esattamente. Tanto... Partite dall'inizio, ci sono tutti i video, c'è la playlist qui sotto in descrizione, più o meno. Esatto, qui non so dove sia, la vedete, da qualche parte la vedete, insomma. E detto questo ragazzi, vi ringraziamo, vi salutiamo e ci vediamo sempre qua al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Anche se per la 40ª volta ho fallito, stavolta non mi sfuggirà la vendetta di Tana delle Tigri. Care, vai.